L'hemogas analisi consiste in un prelievo ematico, il quale permette di valutare la funzionalità respiratoria e l'equilibrio acido-base. Il prelievo arterioso è di più difficile esecuzione, ma fornisce dati precisi soprattutto riguardo la funzione polmonare. Il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 23 giugno 2005, si è espresso sull'argomento, dando parere favorevole all'esecuzione della puntura arteriosa da parte degli infermieri. La tecnica può essere illustrata allo studente di infermieristica per sola osservazione, in quanto ritenuta tecnica avanzata da apprendere post laurea nelle specifiche unità operative o nei percorsi di formazione post base. La scelta del sito per la puntura arteriosa è il primo passo nell'esecuzione della tecnica. Le arterie tra cui è possibile scegliere sono l'arteria radiale, brachiale, femorale e dorsale del piede. Tra queste, il sito più comunemente scelto è il radiale, la cui puntura è associata a un maggior comfort per il paziente e alla minore incidenza di complicanze. Perciò, nel video che seguirà questa breve introduzione, il sito scelto per la puntura arteriosa sarà l'arteria radiale. Il test di Allen veniva eseguito per dimostrare la pervietà delle arterie radiale e ulnare, al fine di evitare ischemia alla mano in caso di ostruzione dell'arteria radiale in seguito alla puntura arteriosa. Più studi hanno evidenziato una bassa specificità e sensibilità del test, pertanto il suo utilizzo sistematico è sconsigliato a fronte di strategie di indagini alternative come l'ecografia Doppler. A tal proposito vi rimando al link in descrizione circa l'ecografia e le pratiche infermieristiche. La scelta dell'ago utilizzato per la puntura arteriosa determina il tempo di riempimento del campione, ma non il dolore percepito dalla persona assistita durante la procedura. Pertanto, gli studi raccomandano l'utilizzo di un ago da 23 gauge. L'utilizzo dell'ago da insulina proposto da alcuni studi necessita di ulteriori ricerche. Tra le principali complicanze correlate all'emogas analisi arteriosa, il dolore è sicuramente la più studiata e dibattuta in letteratura. Gli approcci anestetici possibili sono molteplici. Tra questi è stato deciso di mostrare in questo video la crianalgesia. L'efficacia nel ridurre il dolore percepito durante la puntura arteriosa e il buon rapporto costo-beneficio rendono raccomandabile l'utilizzo del ghiaccio, sebbene esso non sia ancora largamente impiegato nella pratica clinica. Di seguito verrà mostrata la procedura di esecuzione dell'emogas analisi arteriosa ad arteria radiale, eseguita da un infermiere esperto. Verificare l'identità della persona assistita garantisce che la procedura corretta venga eseguita sulla persona corretta. L'informazione rafforza la relazione tra operatore e persona assistita, facilitando la cooperazione, diminuendo l'ansia e il dolore percepito. L'iperventilazione causata dall'ansia potrebbe alterare i risultati dell'emogas analisi. Raccogliere il consenso all'esecuzione della tecnica è obbligo per l'infermiere, come da articolo 32 della Costituzione italiana e articolo 4 del Codice deontologico delle professioni infermieristiche del 2019. L'accuratezza dei risultati è strettamente correlata alla scelta del materiale corretto, oltre che al corretto utilizzo dello stesso. Per eseguire un'emogas analisi arteriosa sono necessari kit perega con siringa eparinata e tappino per la siringa, visor, telino non sterile, guanti monouso, supporto cilindrico, ghiaccio istantaneo, antisettico come la clorexidina al 2%, garze sterili, cerotto adesivo per il bendaggio, contenitore per lo smaltimento dei taglienti e dei rifiuti speciali. Una corretta antisepsi delle mani diminuisce il rischio di infezioni. Indossare i guanti non sterili.
L'assunzione di una posizione corretta promuove la sicurezza e il comfort sia della persona assistita sia dell'operatore sanitario, il quale posiziona un telino non sterile sotto al braccio scelto e applica il ghiaccio istantaneo, il quale deve essere mantenuto per almeno 3 minuti sul sito di puntura per diminuire il dolore percepito durante la puntura dell'arteria. La principale limitazione all'utilizzo della crioanalgesia è rappresentata proprio dal tempo di 3 minuti necessario per avere un effetto efficace e dunque il suo utilizzo è sconsigliato in situazioni di urgenza. Regolare il volume di riempimento della siringa arretrando lo stantuffo fino a raggiungere il volume richiesto. Una corretta antisepsi del sito di puntura diminuisce il rischio di infezioni. Versare della clorexidina al 2% su delle garze sterili. Eseguire un movimento rotatorio dall'interno verso l'esterno e lasciare asciugare completamente la cute al fine di prevenire il contatto dell'antisettico con l'ago e ridurre così il bruciore associato all'inserzione dell'ago stesso. Posizionare un supporto cilindrico sotto al polso della persona assistita al fine di ottenere un migliore accesso all'arteria radiale. Indossare il visor. Con il dito indice e medio della mano non dominante palpare l'arteria radiale, evitando di contaminare il sito di puntura toccando direttamente l'area in cui inserire l'ago. Continuare a palpare aiuta a localizzare al meglio l'arteria e ad eseguire la puntura con successo. Con la mano dominante inserire l'ago con il becco di flauto rivolto verso l'alto con un'angolatura di 45 gradi rispetto alla cute, dirigendolo in modo prossimale all'arteria radiale. Al reflusso di sangue nella siringa, fermare la progressione dell'ago e attendere il riempimento della siringa per il volume precedentemente impostato. Aspirare il sangue tirando lo stantuffo a questo punto potrebbe causare l'emolisi del campione. Rimuovere l'ago con la mano dominante, mentre, contemporaneamente, con la mano non dominante si esegue una pressione efficace con delle garze sterili sul sito di puntura, al fine di prevenire emorragie. Assicurare l'ago. Basculare la siringa ruotandola e capovolgendola per miscelare l'eparina presente in essa col sangue arterioso. Un'agitazione eccessiva potrebbe causare l'emolisi del campione, mentre la mancata miscelazione dell'eparina col sangue potrebbe portare alla coagulazione di quest'ultimo. Effettuare un bendaggio compressivo utilizzando garze sterili e cerotto adesivo e mantenerlo per almeno 10 minuti. Applicare una pressione efficace per prevenire la comparsa di ematomi e dolore. Smaltire immediatamente l'ago nell'apposito contenitore per taglienti. Assicurare la corretta conservazione del campione rimuovendo eventuali bolle d'aria dalla siringa prima di chiuderla con il tappo lower lock. Apporre sulla siringa l'etichetta identificativa della persona assistita, indicando la frazione inspirata di ossigeno. Il campione deve essere analizzato il prima possibile. Se il tempo trascorso tra la puntura e l'analisi del campione è superiore ai 15 minuti, esso deve essere conservato con del ghiaccio. La temperatura tra 0 e 4 gradi causa la riduzione del metabolismo delle cellule ematiche, consentendo una migliore conservazione del campione. Smaltire il materiale utilizzato, rimuovere i guanti ed effettuare nuovamente l'antisepsi delle mani. Monitorare l'eventuale comparsa di complicanze per intervenire celermente. Tra queste le più comuni sono
dolore, bruciore, sanguinamento, risposta vasovagale, lesioni delle terminazioni nervose prossimali al sito di puntura, ischemia e infezioni del sito di puntura. Registrare in cartella clinica l'esecuzione della tecnica, l'eventuale comparsa di complicanze e i risultati dell'emogasoanalisi. Una puntuale registrazione in cartella consente di garantire la continuità assistenziale. La cartella clinica è un atto pubblico di fede privilegiata e la sua compilazione è un obbligo per l'infermiere, come d'articolo 33 del Codice deontologico delle professioni infermieristiche del 2019. L'interpretazione semplificata dei risultati mette l'infermiere nelle condizioni di individuare e monitorare efficacemente quadri clinici critici e di collaborare con l'intera equipe sanitaria. La lettura dell'emogasanalisi consiste nel valutare il cambiamento rispetto a valori considerati normali di pH, bicarbonati, pressione parziale di anidride carbonica e pressione parziale di ossigeno. Per PaO2 si intende la pressione parziale di ossigeno. Le arterie portano sangue ossigenato ai tessuti, pertanto in esse il valore medio di PaO2 è tra gli 80 e i 100 mm di mercurio. Valori di PaO2 inferiori rispetto ai range di riferimento indicano un quadro di ipossemia, mentre valori superiori rispetto ai range di riferimento delineano una condizione di iperossemia. Valori di PaO2 tra i 30 e i 40 mm di mercurio possono farci pensare a un prelievo di sangue venoso invece che arterioso. Il pH esprime il carattere acido o basico di una soluzione. Nel sangue il pH normalmente si assesta su valori compresi tra 7,35 e 7,45. Un valore di pH compreso nei range di riferimento indica gas ematici nella norma oppure uno squilibrio compensato. Se il pH del campione di sangue prelevato è maggiore di 7,45 parliamo di alcalosi. Se esso è minore di 7,35 parliamo di acidosi. Per PaCO2 si intende la pressione parziale di anidride carbonica. Essa varia in base alla funzione polmonare. Il valore della PaCO2 nel sangue arterioso si assesta tra i 35 e i 45 mm di mercurio. Valori di PaCO2 inferiori rispetto ai range di riferimento delineano un quadro di ipocapnia, mentre valori superiori ai range di riferimento determinano un quadro di ipercapnia. Per HCO3- si intendono i bicarbonati. La loro concentrazione ematica è controllata dai reni. Il valore di bicarbonati nel sangue arterioso è tra i 21 e i 28 milli equivalenti sul litro. Poniamoci ora in una condizione di alcalosi, ovvero con pH maggiore di 7,45. Se la pressione parziale di anidride carbonica è minore rispetto ai valori di riferimento, la persona assistita si trova in una condizione di alcalosi respiratoria. Ciò avviene quando una persona iperventila espellendo troppa CO2. Se nella stessa condizione di partenza i bicarbonati sono maggiori rispetto ai valori di riferimento, la persona assistita si trova in una condizione di alcalosi metabolica. Ciò avviene quando l'organismo aumenta il livello di bicarbonato. Consideriamo ora una condizione di acidosi, ovvero con pH minore di 7,35. In questo caso, se la pressione parziale di anidride carbonica è maggiore rispetto ai valori di riferimento, la persona assistita si trova in una condizione di acidosi respiratoria. Ciò avviene quando una persona ipoventila trattenendo troppa CO2. Se ci troviamo ancora in acidosi e i bicarbonati sono minori rispetto ai valori di riferimento, la persona assistita si trova in una situazione di acidosi metabolica. Ciò avviene quando nell'organismo cala il livello di bicarbonato per via della presenza in maggiori quantità di sostanze come acido lattico e chetoni, o per la perdita di bicarbonato stesso. Il corpo umano tende ad attuare dei meccanismi di compensazione, riportando il pH a valori normali. Se la causa primaria è respiratoria, i reni alterano la ritenzione di bicarbonato e l'escrezione di ioni idrogeno. Se invece la causa primaria è metabolica, i polmoni compensano modificando l'escrezione di CO2. Questi ultimi rispondono alle alterazioni acido-base più velocemente dei reni, perciò gli squilibri metabolici vengono compensati più velocemente rispetto a quelli respiratori. Il seguente diagramma può essere utile nell'interpretazione dell'emogasanalisi arteriosa.
Partendo dal pH arterioso, possiamo infatti determinare una situazione di acidosi o alcalosi. A questo punto i valori di HCO3- e PaCO2 ci indicano se la causa è metabolica oppure respiratoria. Di seguito, se i meccanismi di compensazione funzionano, PaCO2 e HCO3- varieranno nella stessa direzione rispetto allo squilibrio iniziale. Quando il pH è normale, ma i valori di PaCO2 e HCO3- sono anormali, allora lo squilibrio acido-base è stato completamente compensato. Quando il pH è invece anormale e i valori di HCO3- e PaCO2 variano nella stessa direzione, lo squilibrio acido-base è parzialmente compensato. A volte possono coesistere alterazioni sia metaboliche sia respiratorie. In questo caso il pH è normale e i valori di bicarbonati e la pressione parziale di anidride carbonica variano in direzioni opposte. In ogni caso è fondamentale confrontare i risultati dell'emogasanalisi arteriosa con la semeiotica della persona assistita. Un interessante strumento che può essere utilizzato per esercitarsi nell'interpretazione dell'emogasanalisi è il videogioco ABG Rush, il cui link al download è in descrizione. Ringrazio il dottor Loris Salina, infermiere specializzato con un master in area critica e docente universitario, e il dottor Carlo Ruffinengo, infermiere, docente universitario e relatore del progetto di tesi di cui questo video fa parte.